Grazie ovviamente al nostro Andrea Pallini. Diamo il buongiorno al dottor Alessio Pisani. Dottor Pisani, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie Buongiorno, per dottore. l'invito. Grazie a lei per Buongiorno. aver risposto davvero di cuore, dottor Pisani, e complimenti per questo tipo di attività. Grazie, grazie mille. In realtà, guardate, penso di non avere alcun merito. Vi spiego in breve, se volete, come mi sono avvicinato a questo argomento così delicato che è quello della questione dell'HIV Come no, e dell'AIDS. prego, dottor Pisani. Io mi sono occupato quasi sempre di oncologia e nello specifico dell'assistenza psicologica ai pazienti colpiti da vari tipi di tumori, trovandomi a dover scrivere la mia tesi di dottorato che sarà discussa all'inizio dell'anno prossimo. Ho dovuto scrivere un capitolo sulla storia del cancro perché così era opportuno in un lavoro di questo tipo. Scrivendo la storia del cancro e, come posso dire, maneggiando nel dettaglio tutta la letteratura esistente, sono arrivato verso la fine degli anni 70, quando si pensava che tutti i tipi di cancro in qualche modo fossero dovuti all'azione di qualche tipo di virus ancora non ben identificato. Ebbene, analizzando la letteratura storica medica al riguardo, da un giorno all'altro nessuno parla più dell'ipotesi virale del cancro, che viene dichiarata un fallimento dallo stesso Nixon, che era l'allora presidente degli Stati Uniti, e improvvisamente si comincia a parlare di questa nuova pandemia, epidemia virale che porta a un collasso del sistema immunitario. Le prime incoerenze che ho notato e che mi hanno francamente fatto riflettere sono state quelle che riguardavano i primi 5 casi colpiti da quella che venne all'epoca chiamata GRID, che sarebbe la Gay Related Immune Deficiency, ovvero una deficienza del sistema immunitario che aveva colpito 5 maschi omosessuali nella città di Los Angeles. Primo dubbio da parte mia, questi 5 uomini non si conoscevano tra di loro. E già l'ipotesi virale, nella mia parziale ignoranza, non essendo né virologo né immunologo, non stava in piedi. Sono andato avanti ad analizzare vari documenti e il primo grande shock da parte mia è stato trovarmi davanti il referto ufficiale del 1984, che vi cito perché ce l'ho davanti agli occhi. Siamo al 26 marzo del 1984, un documento ufficiale del National Cancer Institute, quindi una delle strutture, una delle istituzioni più importanti del mondo per la ricerca e sul cancro e sui virus. Abbiamo qui il referto originale dove un certo dottor Gonda, uno specialista nell'uso del microscopio elettronico, che è uno strumento potentissimo che permette di vedere in dettaglio infinitesimale le particelle virali o quant'altro, abbiamo il referto ufficiale che il dottor Gonda manda in risposta al Popovic, dottor Popovic, che è un collaboratore del dottor Robert Gallo, dopo aver analizzato e cercato di fotografare dei campioni di sangue che gli erano stati inviati. Ebbene, già nel 1984 abbiamo un referto ufficiale dove, molto onestamente, il dottor Gonda, con il microscopio elettronico, dice che non riesce a fotografare alcuna particella virale perché non c'è niente che somigli ad un virus in questi campioni di sangue che lui aveva ricevuto direttamente da Gallo per analizzarli. Consideriamo che nel giro di una settimana il dottor Gallo andò in conferenza stampa con l'allora segretaria al Ministero della Sanità statunitense Margaret Eckler e dichiararono in una conferenza stampa, grande stupore da parte mia perché normalmente la scienza usa dei canali diversi da quelli delle conferenze stampa e della televisione, per annunciare che la probabile causa dell'AIDS era un retrovirus chiamato HTLV-3, che sarebbe poi divenuto l'HIV, quello che Certo. conosciamo tutti. Sì. Sulla quale, dottor Pisani, bravissimo tra l'altro nella sua esposizione, molto Infatti. radiofonico, davvero complimenti. E anche Grazie, perché nel documento, il documento che lei estrapola e condivide con grazie. noi, lo abbiamo davanti agli occhi Sì. e Ah, c'è molto bene. un fatto ancora più significativo, che poi è il suo Sì. articolo, quello che stiamo leggendo, e che potrete trovare pubblicato sul nostro account redazionale. Non che, sempre il Gonda a cui fa riferimento lei, Sì. dice: le particelle osservate sono frammenti di una cellula degenerata e che Bravissimo. non credo affatto che le particelle fotografate Bravissimo. siano il virus HTLV, Esatto. oggi HIV. Esatto, ma vi dirò di più per farvi capire la forma mentis che ho tenuto io, nel senso che a me non interessava sapere né la verità dei cosiddetti ortodossi, né la verità di quelli che in maniera molto poco carina vengono chiamati dissidenti, tra cui il professor Ruggero, al quale se volete dopo faremo un breve riferimento. Certo. Per farvi capire l'estrema connessione di non logicità, e nella scienza capite bene che non essendo teologia bisogna fare attenzione quando si è dei professionisti a far passare per teologia la scienza perché diventa un pochettino rischioso, io ho davanti a me anche una dichiarazione che ha fatto il dottor Charles Doguet,
niente poco di meno che il microscopista elettronico di Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina nel 2008, certo. E anche lui dichiara la stessa cosa che dichiarò nell'84 il dottor Gonda, ovvero che quello che hanno sempre soltanto visto e fotografato erano dei frammenti di cellule. Voi capite bene che in una coltura cellulare nella quale si cerca di identificare un agente patogeno, in questo caso un virus o un retrovirus specifico, una coltura cellulare che è stata stimolata, e lo dicono loro, cioè ci tengo a sottolineare che tutto quello che io sto dicendo non sono opinioni mie, sono dei dati di fatto che abbiamo stampato davanti agli occhi e che vengono dichiarati da loro stessi. In una coltura cellulare in cui c'è una sorta di, concedetemi il termine, minestrone tra sostanze stimolanti della coltura cellulare, linfociti e quant'altro, riuscire a capire che cosa ci sia lì dentro diventa molto molto difficile, soprattutto quando la stimolazione appunto tramite alcune sostanze, tra cui la fitoemaglutinina, che è un alcaloide di origine vegetale, è stata inserita insieme all'idrocortisone, che è un altro stimolante. Insomma, non voglio scendere nei dettagli tecnici, ma le colture cellulari oggettivamente erano un mélange di sostanze di varia natura che rendevano impossibile, come dichiarato dagli stessi microscopisti elettronici, che cosa ci fosse dentro. Ma andando avanti, io francamente sono rimasto molto onorato e molto stupito di aver potuto incontrare personalmente Luc Montagnier. Un mese fa era qui a Torino per Giovedì Scienza, che sono una serie di conferenze pubbliche, gratuite, estremamente bene organizzate. Ho avuto l'onore di ascoltare il professor Luc Montagnier, che ricordiamo ha preso il premio Nobel nel 2008 per la scoperta del secondo ceppo dell'HIV, chiamato HIV-2, e che misteriosamente si trova soltanto in Africa e sembra non essersi mai estesa al resto del mondo. Altra incoerenza, si dice che l'HIV in generale sia nata in Africa, come ha fatto il ceppo 1 a diffondersi in giro per il mondo e il ceppo 2 a rimanere fermo in Africa, confinato all'Africa, francamente nessuno è stato in grado di spiegarmelo. E lì incolparono le povere scimmie, i cercopiteco verdi, se non sbaglio. Diciamo che con le parole è possibile dire tutto. Quello che noi nella comunità scientifica vorremmo sarebbero le prove di tante affermazioni, perché finché continuiamo a confrontarci sulle opinioni, siamo in un paese democratico, lo spero, sono nato in Italia, sono sempre stato italiano, voglio credere nel valore della giustizia e delle opinioni, della libertà di opinione, ma capite bene che quando c'è in gioco un argomento così delicato e quando c'è in gioco anche forse la salute psichica e fisica di tanti esseri umani, se abbiamo un cuore nel petto, forse dovremmo fare un pochettino più attenzione, essere un pochettino più cauti. Ma tornando alla conferenza di Montagnier, ho qui davanti a me la prima slide che lui ha pubblicato in questa conferenza, dove c'erano diverse centinaia di persone, e comincia con un elenco di malattie croniche della nostra epoca, sulla quale Montagnier principalmente dice di poter intervenire con sane abitudini di vita, tra cui l'uso di antiossidanti. E qui ci ricollegheremo, se volete, alla questione del professor Ruggero e tutto quello che sta capitando, che francamente trovo ridicolo e stia tirando tutta la comunità scientifica, le istituzioni sanitarie, veramente verso il basso. La prima slide di Montagnier, ve la leggo: malattie croniche, troviamo il cancro, il diabete, i disordini cardiovascolari, i disordini neurodegenerativi, come per esempio il Parkinson o l'Alzheimer, e la sindrome della fatica cronica. Sono rimasto molto sorpreso perché dallo scopritore dell'HIV, che ha preso tanto di premio Nobel nel 2008, non c'è né l'HIV né l'AIDS nel suo elenco personale, sono slide sue, consultabili, si può verificare, non c'è l'HIV e l'AIDS. Freud lo chiamerebbe un lapsus, un atto mancato, e non mi dilungo sul significato di un lapsus in questo ambito qui. Con ancora maggiore sorpresa da parte mia, ho davanti a me uno dei fogli illustrativi dei kit diagnostici per l'HIV, nella fattispecie ORAQIC si chiama questo test, perché è un test rapido sulla saliva. Ebbene, carissimi amici, se noi leggiamo la prima frase di questo foglio illustrativo, viene detto: si pensa che l'AIDS sia causata da un virus chiamato HIV, ed è una previsione del 2011. Io mi chiedo, dal 1984 al 2011 si pensa che l'AIDS sia causata da un virus? E poi nella bibliografia non è neanche citato Luc Montagnier, che ha preso il Nobel per la scoperta dell'HIV. Quindi in realtà non c'è bisogno di nessuna competenza né medica né biochimica per capire, a livello logico, basta avere un cervello mediamente funzionante, analizzare le incoerenze e vedere che tutta questa situazione non torna affatto.
Passando alla questione del professor Ruggero, sono rimasto molto contento di vedere su vari siti che ci sono state addirittura delle petizioni internazionali per, tra virgolette, prendere la parte di uno dei più grandi ricercatori e scienziati che abbiamo in Italia. Io ho avuto la fortuna di conoscere il professor Ruggero perché mi ha aiutato per la mia tesi di dottorato e posso garantire che dal punto di vista umano e professionale, se ne avessimo di più come lui, forse il mondo, soprattutto nell'ambito sanitario, girerebbe un pochettino meglio di quanto gira.